Le immagini del politico De Lorenzetti restaurato e tornato nella Pieve di Arezzo ve le avevamo già mostrate in anteprima. Domenica 8 ottobre la cerimonia di svelamento durante la messa pontificale delle ore 11 con la benedizione del vescovo Fontana e di Don Alvaro. Beh, questa è l'identità della chiesa aretina, questa pala voluta dal vescovo Usimbardi e collocata nella chiesa, nella Pieve di Santa Maria, è un punto di riferimento, è un documento teologico e al tempo stesso politico. Quindi all'epoca il mio predecessore volle chiamare il più prestigioso dei pittori dell'epoca per raccontare e rammentare agli aretini che le diversità sono una ricchezza, che l'unità rende florida una comunità e che è possibile guardare con sicurezza avanti perché la Madonna ci mostra Gesù, cioè ci ricorda che Dio non abbandona. Una cerimonia che era stata rimandata dallo scorso 17 aprile, data non casuale, visto che proprio il 17 aprile di 700 anni fa Guido Tarlati firmò la committenza a Pietro Lorenzetti. Il restauro, eseguito da Paola Baldetti, Marzia Benini e Isabella Droandi del Centro Ricerca, è durato 6 anni, un lavoro complesso eseguito esclusivamente al microscopio, finanziato grazie all'opera di crowdfunding dell'Associazione Arte Angels di Sandra Rogialli, che ha coinvolto nell'operazione la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze come principale sostenitore, generosi mecenati americani che da soli hanno raccolto 100.000 euro e grazie all'interessamento di Priscilla Walter, vicepresidente di Arte Angel. E anche mecenati aretini, aziende come TCA, Chimet, Centro Chirurgico Toscano e Power One che hanno contribuito a questo restauro. Sicuramente è un'opera straordinaria, una delle più rappresentative dell'arte in genere, la più rappresentativa dell'arte senese del 300. Arte Angels ringrazia associati, donatori e comuni cittadini perché è stato anche molto importante questa partecipazione di singole persone, sia italiane che straniere, alla raccolta dei fondi necessari che si sono affiancati alle ditte, alle 5-6 ditte importanti che hanno reso possibile questo restauro. È un capolavoro che torna a casa dopo molti anni e grazie all'intelligenza e alla generosità di chi ha voluto restituirlo agli occhi e al culto di questa città. Quindi il sindaco e l'amministrazione sono orgogliosi di questa accoglienza che è un segno distintivo di quanto questa città sia profondamente una città legata ai propri patrimoni e alla propria cultura.